Pronti per iniziare una nuova settimana di Casa Minutella? Buongiorno, benvenuti. Il martedì e il giovedì siamo i barbieri della TV regionale e del blog, almeno per quanto mi riguarda, visto che il lunedì faccio la pausa. Ieri giornata di festa importante, il 25 di aprile, insomma, so che siete stati tutti quanti bene, insomma, per le cose che mi avete raccontato attraverso i social. Chi più chi meno ha avuto modo di poter fare la bella grigliata, senza però dimenticare che il 25 di aprile è una festa molto 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 importante e che andrebbe valorizzata un po' di più da un punto di vista storico. Le nuove generazioni secondo me non hanno la più pallida idea del motivo per cui il 25 è un giorno di festa, o perlomeno chi lo sa in maniera sommaria. Andrebbe veramente, come dire, valorizzata molto di più, non solo per il classico giorno di festa da scampagnata, visto anche le belle giornate, quanto proprio per il sentimento di appartenenza alla nostra terra d'Italia. Allora, prima di addentrarci negli argomenti che ci vedono protagonisti, vorrei fare una piccola capatina piena degli albanesi, dove il sindaco Rosario Petta ci racconta come il comune ha evitato il dissesto finanziario. E quando arrivano notizie del genere, sono notizie che vanno raccontate. E ho qui con me il direttore di Blog Sicilia, Maglio Viola. E intanto buon pomeriggio a Rosario Petta, buon pomeriggio sindaco, benvenuto in diretta. Buon pomeriggio a voi e saluto a tutti i telespettatori che ci seguono. È veramente un piacere essere ospite tuo in questa così importante trasmissione. Chiedo alla regia di darci alla nostra console, quindi ai nostri auricolari, la voce del sindaco, perché non riusciamo a sentirlo né io né gli altri miei ospiti. Sindaco, ti chiedo di presentare un attimo e allora facciamo così, perché è il bello della diretta. Andiamo in sigla e così sistemiamo tutto. Sigla. Intanto però magari se stavate facendo zapping in TV al canale 16, ve lo ricordo, dal 28 di aprile cambia la TV, cambia il digitale, si va direttamente con i nuovi canali e quindi dal canale 16 passeremo al canale 14, mentre rimaniamo incollati e bloccati su blogsicilia.it, sui nostri social, la pagina Facebook di Blog Sicilia e anche la pagina Facebook di Casa Minutella. Nella puntata di oggi, oltre a questo breve collegamento che faremo con il sindaco di Piana degli Albanesi, parleremo di termovalorizzatori. C'è chi dice no, come il titolo di una canzone di Vasco Rossi, che peraltro leggevo torna in tournée. Allora, proviamo ad andare di nuovo a Piana degli Albanesi e ridiamo il buon pomeriggio al sindaco Rosario Petta. Rosario, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e un saluto a tutti i cari telespettatori che ci seguono e grazie a voi per l'opportunità che mi date di partecipare a questa importante trasmissione così seguita in tutto l'ambito regionale. Grazie, avanzi 100 euro da parte mia per quello che hai appena detto. No, sto scherzando. Senti, come si fa a salvare un comune dal dissesto finanziario? Perché voi ci siete riusciti, mi pare di capire. Allora, intanto vi ringrazio anche per questa importante possibilità che mi date. Niente, facciamo un po' di cronistoria. Il Comune di Piana l'ho ereditato 5 anni fa, a giugno del 2017, con una procedura di piano riequilibrio già messa in atto dalla precedente amministrazione. È un po' quello che si sta mettendo in atto al Comune di Palermo, per intenderci. Voi siete agli albori di quella procedura che io ho ereditato nel 2017. E predissesto porta con sé tutta una serie di procedure di messa in atto, di condizioni, binari molto molto stringenti per un'amministrazione che il futuro sindaco di Palermo capirà materialmente all'indomani delle elezioni. Quindi una ristretta di tutte le decisioni politico-amministrative legate al piano di riequilibrio. Io ho ereditato un comune letteralmente azzerato su tutto, letteralmente un deserto. Per capirci bene, i miei dipendenti non percepivano gli stipendi da oltre 10 mesi e quindi unica realtà in Sicilia, perché ho cercato di capire all'inseno all'Anci, dove ne faccio parte, in altri comuni, ma non c'è un caso analogo al comune di Piana degli Albanesi. E dopodiché, alla prima occasione che la legge ci ha consentito, abbiamo rielaborato il piano di riequilibrio, perché quel piano di riequilibrio non era materialmente nelle condizioni di poter arrivare all'approvazione. Abbiamo rielaborato il piano con l'accertamento anche di altri debiti che nel mentre si erano concretizzati nei confronti del comune. Nel giro di un anno preciso, siamo riusciti a pagare tutti gli arretrati ai dipendenti comunali. Noi
tra virgolette non abbiamo percepito un euro finché non pagavo, questo era l'impegno che avevo preso, finché non pagavo i nostri dipendenti. E dopodiché è iniziata tutta un'azione molto molto delicata, molto importante, nel rimettere in sesto i conti del comune, perché per addivenire a quello a cui siamo riusciti ci vuole un grande impegno amministrativo. Basti pensare che io ho sempre preso un assessore tecnico nel ramo del bilancio, nella prima fase e nella seconda fase. Il ragioniere Barone nella prima fase, che mi ha consentito di fare tanti e tante iniziative, tanti progressi all'interno del bilancio, e il dottore Benfante nella seconda fase, che ci ha portato alla revisione un po' di tutto l'aspetto economico-finanziario dell'ente. Basti pensare che quando io ho messo piede 5 anni fa al comune non erano stati fatti oltre 6 bilanci di cui l'ente necessitava, quindi il comune era letteralmente bloccato con, tra virgolette, con le ganasce, perché non poteva minimamente spendere e mettere in atto la spesa. Abbiamo approvato questi bilanci, ad oggi siamo ad oltre 12 documentazioni contabili fatte dalla nostra amministrazione, e per addivenire alla rimessa in discussione di debiti importanti, ad iniziare col debito con il lato rifiuti, che ha messo letteralmente, ha fatto atterrare tanti tanti comuni, noi siamo riusciti a rinegoziare il debito del comune, a far guadagnare al comune quasi 1 milione di euro con la rinegoziazione. Beh, insomma, adesso non ci addentriamo troppo, perché poi chi segue da casa fatica un po', e chi, insomma, per chi non è addentrato in faccende che riguardano rinegoziazione di questi debiti. Non aver fatto in questi 5 anni un debito fuori bilancio, il controllo della spesa con l'ottica del buon padre di famiglia ci ha consentito ad arrivare all'approvazione, al parere sul nostro piano da parte del Ministero. Prima decisione che ci ha consentito di sbloccare anche la possibilità di assunzioni. Io sono riuscito a fare 47 contratti a tempo indeterminato ai dipendenti del comune ex precari. Dopodiché, ai primi di gennaio, il 25 di gennaio di quest'anno, abbiamo avuto una conferenza con la Corte dei Conti, con una decina di magistrati che hanno controllato, hanno messo sotto sopra il nostro bilancio, per arrivare ai primi di febbraio alla decisione di approvazione. Bravi! Maglio Viola, vuoi fare una domanda al nostro sindaco? Ma avete, nei confronti dei creditori, delle aziende creditrici, avete attuato un saldo e stralcio, quindi ci sono state delle somme che non pagate in sofferenza per l'azienda, oppure no, siete riusciti a evitarlo? Allora, siamo riusciti ad onorare tutti i debiti gravanti sul comune, a rinegoziare alcuni di questi debiti, ma la cosa importante è che mentre all'inizio col comune di Piana nessun fornitore voleva avere a che fare, nessun fornitore di servizi, siamo riusciti a pagare tutte queste spettanze di debiti precedentemente messi in atto, non dalla mia amministrazione, lo sottolineo, e dopodiché questo ci ha consentito di chiudere tutta una serie di vertenze che erano in essere contro il comune di Piana, ma anche di liberare le somme che ci hanno consentito di mettere in atto la stabilizzazione di 47 persone. Con la quota 100 tante persone sono andate in pensione. Se non avessi avuto questa possibilità, il nostro comune sarebbe letteralmente rimasto sprovvisto di qualsiasi tipo di servizi. Noi raccontiamo anche che a volte, no, ci sono dei comuni, oltre che, no, tutte le disgrazie che raccontiamo il martedì e il giovedì, di tanto in tanto ci piace raccontare che c'è qualche comune che fa un po' la differenza. Rosario, grazie, porta i nostri saluti alla grande comunità di Piana degli Albanesi. Avete festeggiato da poco la Pasqua, credo, perché voi col vostro rito è dopo la nostra. No, il nostro rito greco-bizantino è lo stesso, la stessa celebrazione come periodo, perché noi siamo cristiani cattolici a tutti gli effetti. Ecco, ma è stato un momento cintura nera, ecco. Un momento bellissimo di ripresa della nostra comunità. Finalmente abbiamo avuto la presenza di turisti, la presenza delle persone che sono uscite fuori. La soddisfazione è veramente tanta, e dare un messaggio positivo anche ai miei colleghi che sono in situazioni molto molto problematiche, molto carenti e molto deficitarie, per chi
ha la sfortuna come me di ereditare comuni in queste condizioni, è quella forza che ti dà veramente la possibilità di andare avanti nella direzione giusta, di recuperare le economie, ma di dare prospettive ad un comune e ad una comunità. Buon lavoro, in bocca al lupo, e ci vediamo presto per un buon cannolo, anche se io non lo mangio, lo faccio mangiare a qualcuno dei miei amici perché sono intollerante alla ricotta. Grazie a Rosario Petta, sindaco di Piana degli Albanesi. Grazie, buon lavoro, saluti grazie alla comunità di Piana degli Albanesi. Direttore, tanto intanto però dobbiamo anche raccontare, ci sono dei comuni che fanno no. Ma è bene saperlo che si può fare, perché dire si può ai comuni fare, che si può esatto. fare dimostra che è questione di metterci impegno. Certamente ci sono, quando ci sono queste situazioni, chiaramente c'è sempre qualcuno che viene a soffrire di qualcosa che non verrà pagato, per quanto saldato quello che si poteva, ma è evidente che bisognava uscire da questa situazione, bisogna garantire i servizi alla cittadinanza. Allora, andiamo dentro alla seconda parte di Casa Minutella dedicata ai termovalorizzatori. Ci sono una serie di articoli sul nostro sito blogsicilia.it dove si parla di due termovalorizzatori in Sicilia. Ne sorgeranno verosimilmente uno a Gela ed uno a Pantano d'Arci, che è un quartiere di Catania. Chiusa la gara, arriva l'annuncio da parte del Presidente della Regione. Dei 7 progetti presentati ne sono stati scelti 2 per poco più di 1 miliardo di euro. C'è una clip che vi faccio vedere, che abbiamo estrapolato da una puntata di Casa Minutella, e andiamo poi subito da Claudio Fava. Prego, ce la vediamo. Torniamo in Sicilia molto rapidamente, mancano 7 mesi, 8 mesi, adesso non ho il conto preciso, alla fine di questo mandato, forse 8. Ottobre, 7 mesi. 7 mesi, perfetto, insomma 7-8. Una cosa alla quale terresti veramente si arrivasse prima della fine di questo mandato e che fin qui non ti è veramente riuscita, fra le tante, perché ce ne sono tante che hai tentato di fare. I termoutilizzatori. Arrivare a fare. Se riusciamo a far partire la procedura per i termoutilizzatori, noi abbiamo reso uno dei più grandi servizi alla Sicilia. Questa terra si libera dei 511 discariche, si libera dell'incubo della spazzatura ad ogni angolo di strada, spesso si libera da contiguità con organizzazioni non certo brillanti sul piano della moralità, e tutto quello che non è differenziabile viene portato nei termoutilizzatori. Però una cosa c'era da domandartela, perdonami, sono sostenibili economicamente oggi nella situazione? Certo, di oggi? Certo, 450.000 tonnellate per ogni impianto. Non solo recupera le spese, ma c'è anche, come giusto che sia per ogni impresa e attività economica, c'è anche il margine. Due impegnano meno di 1 milione di tonnellate. Noi ne produciamo 5 l'anno, se leviamo la differenziata, guardate, i termoutilizzatori che io ho avuto assieme al governo il coraggio di avviare, perché abbiamo provato con la differenziata, non ci possiamo mai arrivare. Non ci possiamo arrivare per una serie di ragioni anche di carattere culturale. Io sono convinto che, come hanno fatto le altre regioni del nord e i grandi paesi europei, a Copenaghen il termoutilizzatore è nel centro della città. Meglio sarebbe stato farlo quando c'era il CIP 6, che adesso non c'è. Sì, però il problema non è assolutamente mio. Io ho lanciato questa proposta, che è stata condivisa anche dai comuni nelle SRR. Ecco, se c'è una cosa che io vorrei fare prima della scadenza è questa, poi ce ne sono mille altre naturalmente, ma quelle speriamo di farle nel secondo mandato, se ci sarà. Buon pomeriggio a Claudio Fava, che sorride, quindi vorrei capire se sorrideva al secondo mandato o se sorrideva all'idea di portare i termoutilizzatori in Sicilia. No, sorrideva, siccome era del presidente sul suo secondo mandato, termoutilizzatori, diciamo, si sorride meno, ma c'è una frase a cui è appeso tutto il ragionamento di Musumeci, che è la frase che io contesto io, non io, insomma. Un'opinione pubblica abbastanza vasta contesta radicalmente. Noi non ce la possiamo fare. Noi non ce la possiamo fare con la raccolta differenziata, che vuol dire riciclo, riuso, economia circolare, che vuol dire fare a meno delle discariche, perché quando tu arrivi alla quota di raccolta differenziata che è prescritta dall'Unione Europea, che è diventato un obbligo di legge tra pochi anni, il 90%, il 10% che si smaltisce nelle discariche è una percentuale minima. Noi oggi abbiamo il 40% di differenziate, il 60% invece va a finire in discarica.
abbiamo le tre grandi aree metropolitane, Catania, Messina e Palermo, che rappresentano le cifre più basse in Europa. In Europa, soprattutto Palermo e Catania, soprattutto Catania che è scesa dal 14 al 9%. Il 9% di raccolta differenziata nell'anno di grazia 2022 non ce la possiamo fare per ragioni culturali. Io mi rifiuto di accettare questo precetto e mi rifiuto soprattutto che il presidente della regione, che è la più alta carica istituzionale, si senta prigioniero di un handicap culturale, perché altrimenti è una ragione, diciamo, gli aficionados di Salvini, quelli che credono che noi abbiamo un problema antropologico, genetico, a non essere capace di fare le cose che normalmente vengono fatte altrove. I termovalorizzatori sono una tecnologia obsoleta, Copenaghen, parliamo di 15 anni fa, non si costruiscono più in nessun luogo d'Europa e non è un caso. Non è un caso che dall'anno prossimo non ci saranno più le esenzioni di cui oggi possono beneficiare. Non è un caso se tutti si stanno attrezzando verso un'economia circolare, che vuol dire, per esempio, investire per la lavorazione sull'umido. Per quale ragione questo governo non è stato capace di costruire un solo impianto pubblico che cerchi di lavorare l'umido a valle? Lavorare l'umido vuol dire lavorare il 40% della frazione che è prodotta dal ciclo dei rifiuti, che è quella, diciamo, più complicata da smaltire. Noi non lo facciamo. E riteniamo che sia un nostro handicap civile, culturale, mentale non poter fare raccolta differenziata. E non ce la faremo, dice Musumeci allargando le braccia. E quindi ci affidiamo a una tecnologia vecchia che verrà pagata poi naturalmente dai siciliani, perché i ceditori privati non è che verranno, come dire, gestiti per grazia ricevuta o distribuendo petali di rosa. Manlio Viola e poi presento gli altri ospiti. Vaglio. Sì, come dicevo anche allora in quella clip che abbiamo visto, il grande tema, secondo me, io qui stasera faccio un po' l'avvocato del diavolo, visto che abbiamo soltanto posizioni contro i termovalorizzatori, necessariamente anche perché in qualche modo bisognerà smaltirli questi rifiuti. Sarebbe stato meglio farlo, dicevo, quando c'era il CIP 6. Il CIP 6 era un contributo che poi paghiamo in bolletta elettrica tutti quanti noi, che sarebbe servito a fare i termovalorizzatori. Se si fossero fatti allora, se non fossero arrivati i tanti nodi allora, a prescindere poi dalle inchieste, i tanti nodi allora sarebbe stato economicamente diverso. Farli oggi forse è più difficile anche da un punto di vista economico, questo è un fatto. L'altro fatto è, assolutamente siamo d'accordo sul fatto che riuscire ad avere il massimo della raccolta differenziata saremmo tutti più contenti se ci riuscissimo. Però di fatto, a prescindere dalla questione culturale o meno, ed è giusto come dice Fava, il Presidente della Regione non dovrebbe dire non ce la possiamo fare, dovrebbe dire cerchiamo di farcela, ma a prescindere da questo, il fatto oggettivo è che non ce la stiamo facendo. E allora cosa facciamo? No qua, no là, no là e ci teniamo i rifiuti in strada. Questo secondo me è il grande tema che dobbiamo affrontare da un punto di vista politico e culturale, secondo me. Ma scusate, ma la mia domanda è: ma perché non ce la stiamo facendo? Ma infatti Perché questo è il io tema, voglio una perché non ce la risposta a stiamo questa facendo? domanda. O ha ragione Salvini, noi siamo incapaci, meritiamo di essere considerata Africa subtropicale, oppure mi dovete spiegare perché non ce la facciamo. Farcela vuol dire che si investe su una politica che considera il riuso e l'economia circolare un obiettivo, una priorità, attrezzare Fava, perché non ce la l'amministrazione. stiamo facendo? Non Ce l'hai la lo spiegazione? facciamo. Per quale ragione dovrebbe accadere che noi abbiamo una differenziata che hanno altre? Perché a Marsala hanno il 70% di differenziata? Marsala è la quinta città siciliana in termini di abitanti. Perché a Marsala hanno il 70% e a Catania hanno il 9%? E A questo, ma Catania infatti. sono degli zulù e a Marsala sono degli statisti? Forse non è questo, forse si tratta anche di attrezzare politiche amministrative. E la regione, ente sovrano rispetto a tutto questo, è stata capace in questi 5 anni di rappresentare una cabina di regia che sollecitasse, che interveniste anche sanzionando le amministrazioni che non sono state capaci di andare avanti? O deve soltanto fare lo spettatore arreso e incapace che prende atto che non ce la facciamo? Io lo contesto questo principio, perché se uno dice non ce la facciamo, cambi mestiere. E allora, ma perché? La domanda è proprio questa. Una risposta l'abbiamo. Perché non ce la facciamo? Sai che noi potremmo anche commiliare con le regioni siciliane i comuni che sono sotto delle quote prescritte dalla legge? Per quale ragione nei confronti dell'amministrazione di Catania non c'è stato un intervento politico diretto da parte dell'amministrazione regionale? Siccome non c'è una sola spiegazione per cui Marsala, che ha più di 100.000 abitanti, ricicli il 70% in modo differenziato i rifiuti e Catania al 9%, su questo la regione cosa fa? Abdica? E cos'è?
un'amministrazione di condominio. Questi sono i punti su cui tu hai il dovere istituzionale e politico di intervenire. Hai una funzione di supplenza, ti sostituisce le amministrazioni se occorre. Ma è come la questione degli incendi. Noi adesso andiamo ad una stagione di incendi, brucerà mezza Sicilia. Perché? Perché è previsto il piano di tutti i comuni su tutti i terreni che siano stati, il catasto dei terreni che sono stati incendiati, per evitare che questi terreni possano essere poi utilizzati per altre speculazioni. Se 2/3 dei comuni siciliani questo catasto non l'hanno fatto, e non l'hanno fatto non perché costa, non perché occorrono uffici comunali particolari, occorre un minimo di sinergia con le forze dell'ordine che su questo sono perfettamente aggiornate, non lo fanno perché non gli interessa, porta consenso, porta voti fare il catasto dei terreni incendiati, no. La regione siciliana ha poteri di supplenza, di sostituzione, perché non lo fa? Perché noi andremo adesso ad una nuova stagione di incendi e scopriremo che 2/3 dei comuni non hanno fatto il catasto degli incendi? Claudio, puoi rimanere con noi ancora qualche minuto? Pochi minuti però, perdono. Pochi minuti. Intanto diamo il buon pomeriggio a Giampiero Trizzino del Movimento 5 Stelle. Buon pomeriggio, onorevole. Buon pomeriggio per essere con noi. Ti do la possibilità di salutare Claudio Fava. Ciao Claudio. Che è il collegamento. Ciao Giampiero. Allora andiamo a Gela, andiamo dal primo cittadino di Gela che è Lucio Greco, al quale auguriamo buon pomeriggio. E Gela è la città che dovrebbe ospitare uno dei due termovalorizzatori. Buon pomeriggio sindaco. Buon pomeriggio a voi. Intanto grazie per aver accettato il mio invito, come va? Tutto bene? Spero di sì. Grazie a voi per l'invito, va bene qui. Bene, allora sindaco, intanto prima di addentrarci, insomma, anche facendo alcune valutazioni rispetto a quelle che ha già dato l'onorevole Fava, lei è contento o no di ospitare un termovalorizzatore a Gela? Ma intanto voglio premettere che solo attraverso un lancio di poche righe noi istituzioni locali e comunità locale abbiamo appreso che alcuni giorni addietro la regione ha individuato l'area industriale di Gela per la realizzazione di uno dei due termovalorizzatori. Cioè, lei l'ha creare... lei l'ha saputo tramite un'agenzia di stampa, cioè nessuno ha chiamato per dire abbiamo pensato. Okay. Assolutamente sì. Ok. Comprenderete il nostro disappunto. Non fosse altro che Gela ha, per quello che riguarda soprattutto la materia ambientale, delle specificità e delle criticità note a tutti, e insomma non ci è sembrato, diciamo così, carino dover apprendere da queste poche righe che Gela fosse stato scelto come sito dove insediare uno dei due termovalorizzatori. Ma a parte questo, che riguarda la comunicazione, ma che ha la sua importanza per le note criticità di cui parlavo prima, io immediatamente, avuto la notizia di questa scelta, ho convocato subito una giunta e il Presidente del Consiglio Comunale, e in questa riunione abbiamo tutti condiviso la scelta che intanto vorremmo capire quali sono stati gli elementi che hanno portato la Regione a fare la scelta del sito industriale di Gela. Nel contempo non vogliamo dire un no a prescindere, ma diciamo subito che chiediamo uno studio accurato, approfondito, con tutte le ricadute in positivo e in negativo, ad iniziare dalla questione ambientale a questo territorio molto caro, proprio per le criticità e le problematiche di cui parlavo prima. Non è un caso che Gela è stata dichiarata area ad alta crisi di incidenza ambientale. A Gela si sono registrate alte percentuali di malformazioni e tante altre problematiche legate al pregnante e asfissiante inquinamento industriale che abbiamo avuto negli anni con un'industria pesante e con il petrolchimico. E quindi un motivo in più per valutare compiutamente, in maniera esaustiva, tutte le, diciamo, ricadute che tutto questo comporterà.
Sicuramente si creeranno nuovi posti di lavoro, si creerà economia, si creerà ricchezza. Ma quali sono i rischi di questa operazione in termini di salute pubblica e di inquinamento ambientale? Queste sono le prime domande, e a queste prime domande chiederemo risposte certe dopo questi approfondimenti, dopo questi studi, dopo questi momenti di confronto che chiediamo con le istituzioni, con esperti, per capire, ripeto, l'insediamento di un termovalorizzatore che cosa può comportare in un'area ad alta crisi di ingerenza ambientale. Questo è quello me, che Sindaco, rimani con me collegato. Gianpiero Trizzino, vuoi dare una risposta? Poi andiamo da Fava e lo liberiamo. Prego. Ma guardate, io partirei, come ha fatto Claudio Fava, dalle dichiarazioni del Presidente Musumeci. Nel momento in cui dice io non sono capace di raggiungere i livelli di raccolta differenziata, sono tenuto a costruire inceneritori. Ora, mettiamo in chiaro una cosa, non è che noi possiamo scegliere se fare o non fare la raccolta differenziata, noi siamo obbligati da direttive europee che ci impongono dei limiti minimi al di sotto dei quali subiamo delle sanzioni dalla Commissione europea. A questa cosa non ci piove, non ci scappa, non abbiamo nessuna possibilità di intervenire altrimenti. Per cui Musumeci, nel momento in cui dice siccome non sono in grado di raggiungere l'80% di raccolta differenziata, allora faccio gli inceneritori, automaticamente condanna i siciliani a pagare infrazioni europee. Questo deve essere chiaro anche a lui nel momento in cui dice una cosa del genere. Il punto qual è? Al netto delle tre città metropolitane, no, lo però, dicevamo scusate, prima... Adesso però ci stiamo centrando molto su quella frase lì. Lungi da me dal prendere le difese, io chi mi conosce e segue questa trasmissione sa che sono sempre super partes, cioè io provo a mantenere sempre una distanza da tutto. Però a mio avviso le parole del presidente Musumeci della serie ci vuole tempo per arrivare a quella percentuale, quando faceva riferimento a una faccenda culturale ha ragione fa, quando dice Marsala forse non sono tanto, no, voglio dire, Marsala fa il 70%. Magari ci sono parti della Sicilia dove culturalmente è più difficile farglielo capire, arrivarci così. Intanto facciamo così e poi piano piano andiamo educando. Questa è la mia percezione rispetto a quello che ha voluto dire il presidente. Sì, però non funziona così, non attenzione. Funziona così. No, perché la politica deve anche essere in grado di educare il cittadino. Se ci sono riusciti a Marsala e non ci sono riusciti a Palermo, a Catania, a Messina, è un problema. La regione deve accompagnare le città più grandi, come è successo a Milano, attenzione, a fare la raccolta differenziata. Poi va detto una cosa, nel momento in cui si costruisce un inceneritore e lo si alimenta con 800.000 tonnellate all'anno, non è che domani lo possiamo strozzare. Cioè, se noi costruiamo due inceneritori con una capacità complessiva di 800-900.000 tonnellate all'anno, che equivalgono all'attuale raccolta differenziata, se noi domani aumentiamo quella raccolta differenziata... Per poter mantenere attivi quegli inceneritori dobbiamo fare come si fa a Copenaghen, solo che non si dicono queste cose. A Copenaghen prendono i rifiuti dalla Germania per mantenere alimentato quell'impianto, perché lì la raccolta differenziata è sopra l'80%. Allora, fermi tutti, facciamo così, perché abbiamo sentito i pareri del no, abbiamo sentito il sindaco di Gela che ci racconta Maglio, provare a dire tocca a te. E, tra un po' mi collego anche con l'amministratore di Agges, poi ci spiega lui cos'è, chi è, cosa fanno, ma intanto vorrei andare a Bellolampo, che come ben sapete a Palermo è la famosa Beautiful Flash, però intanto Fava voleva intervenire per immagino forse per salutarci, volevi dire qualcosa? No, per salutarti, salutarvi, per ringraziarti, ma anche per dire un'altra cosa che mi veniva ascoltando il sindaco di Gela. Prego. Immaginate se il governo a Roma, qualunque sia la sua sensibilità e il colore politico, faccia sapere attraverso le agenzie che c'è un nuovo piano, non so, energetico che prevede l'utilizzo di centrali a carbone diffuso, il ricorso al nucleare, qualsiasi altra soluzione, senza che si apra, come dire, costituzionalmente dovuto e legittimo, una discussione in Parlamento. Noi viviamo dentro un equivoco democratico da 4 anni e mezzo in Sicilia, perché Musumeci non capisce le regole del gioco democratico, che non è, diciamo, una discussione octroyée concessa generosamente. L'Assemblea regionale siciliana rappresenta 5 milioni e mezzo di siciliani, il luogo in cui bisogna discutere, e sono grato a voi che offrite una tribuna per poterne discutere, ma prima di discutere sui media, bisogna discutere nel Parlamento regionale. Non è accaduto mai che una sola delle scelte, tra virgolette, strategiche di questo governo sia stata non comunicata, ma messa a disposizione di una discussione dopo la quale il governo si prende le sue responsabilità.
ma dopo aver ascoltato il Parlamento, cioè dopo aver ascoltato la rappresentanza democratica di questa comunità siciliana. Il fatto che tutto questo non accade ci mette in una condizione di illegittimità democratica. Non è stato ancora spiegato a Musumeci che così si governava nel ventennio, con il Fezzi in testa, ma l'idea di poter fare a meno delle assemblee legislative o di poter consigliare le amministrazioni come degli ascari che devono semplicemente obbedire agli ordini è una cosa che non sta, diciamo, nelle regole più elementari del gioco democratico, che non è soltanto una somma di forme, una questione di sostanza. E rispetto a questa sostanza Musumeci non ci sta, annuncia da voi che vorrà fare termovalorizzatori, non viene in aula ad affrontare come sarebbe dovuto una discussione col suo corpo parlamentare. Posso intervenire? Prego. Brevemente voglio dire, una cosa del genere è successa però col governo nazionale, Fava, quando si è parlato di scorie nucleari sono state individuate alcune aree, fra cui due in Sicilia, ed è scoppiato il finimondo proprio per questo motivo, e il dibattito si è avviato dopo. E se ne è discusso in aula. Ma dopo? Hanno preteso che se... Ho capito, ma qui né prima né dopo. Ma noi abbiamo all'ordine del giorno una discussione sui termovalorizzatori in aula? A me non risulta, né oggi né domani, né mai probabilmente. Questo è il punto, il vulnus, un vulnus democratico. Musumeci è convinto di poter governare col sinedrio dei suoi assessori e nelle sue scelte costruite nel chiuso di un corridoio a Palazzo d'Orleans, senza tenere conto che non c'è la forma della democrazia, c'è la sostanza della democrazia, perché l'assemblea regionale rappresenta legittimamente le vocazioni, gli interessi, le preoccupazioni, i desideri, le speranze di una comunità di 5 milioni e mezzo di siciliani. Se lui ritiene di farne a meno, faccia un altro mestiere, si nomini dittatore della Repubblica di Bananas, non venga a fare il presidente della regione siciliana. Claudio, grazie, buon lavoro, buon pomeriggio. E abbiamo sentito anche le tue ragionevoli motivazioni. Sindaco, vuoi replicare, vuoi dire qualcosa a Fava prima che ci lascia? No. No, sta parlando, chiedo alla regia di aprire il microfono al sindaco, per favore. Vai. Mi trovo d'accordo col presidente Fava a proposito della corretta comunicazione e soprattutto del coinvolgimento. Coinvolgimento che non può non partire innanzitutto dalle istituzioni locali e dalle comunità locali, che poi saranno quelle che pagheranno il maggior prezzo e si dovranno esprimere prima di tutti loro per dire, dopo, ripeto, una compiuta valutazione. Rispetto ai pro e ai contro, partendo sempre dalla questione ambientale per le note vicende che Gela ha vissuto dal punto di vista sanitario, dal punto di vista ambientale, un motivo in più per avere una certa sensibilità e rispetto verso questa comunità che ha pagato prezzi alti, cari, pesanti in termini di morti, di malformati, di malati, di patologie che hanno avuto. E quindi da questo punto di vista era estremamente importante che il confronto, la discussione si iniziasse con la comunità locale e le istituzioni locali. Dopo aver ascoltato loro, probabilmente era giusto che si portasse la discussione a un tavolo più alto, a livello regionale, a livello di Parlamento regionale, di governo regionale. Vabbè, intanto stiamo facendo noi, per quanto servizio privato, oggi lo stiamo prendendo noi. Allora, sindaco, resta con noi. Claudio, buon pomeriggio, grazie per essere stato con noi, ti auguriamo buon lavoro. Andiamo, prima di andare dagli amici di Agesp, andiamo a Bellolampo, la nostra beautiful flash, come si dice a Palermo, da Antonio Turco. Ciao Antonio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Massimo, sono con Tommaso Castronovo, responsabile di rifiuti ed economia circolare proprio di Legambiente Sicilia. Allora, sorrideva anche lui durante il discorso di Musumeci che abbiamo avuto a casa Minutella. Sì, è un atteggiamento quello che insomma rimproveriamo a questo governo. Io queste stesse parole ho sentito dire all'assessore alla Galla quando era vicepresidente all'inizio del governo Musumeci, in un'assemblea pubblica rivolta agli studenti di un liceo per presentare un'iniziativa proprio sulla raccolta differenziata, che noi avessimo una tariffa culturale per cui era impossibile arrivare a percentuali di raccolta differenziata. Non è
sicuramente questo è l'atteggiamento con cui si può favorire un miglioramento della qualità della vita e della gestione dei rifiuti nella nostra regione. Sicuramente appunto bisogna cambiare approccio culturale a partire da chi governa questa regione, perché già molte amministrazioni comunali, 170 solamente nel 2021, hanno 170 amministrazioni comunali siciliane, hanno superato abbondantemente il 65%, addirittura chi ha attivato pure al 92% di raccolta differenziata, una performance che probabilmente nessuno credeva possibile, però appunto, come dire, offrendo ai cittadini servizi efficienti di gestione della raccolta differenziata, è stato possibile raggiungere questi risultati. E questo nell'arco di poco meno di 4 anni. Io ricordo che quando abbiamo iniziato questo progetto, Sicilia Munizia Free, che ha un claim e un obiettivo molto importante, proprio liberare la Sicilia dai rifiuti e avviarci verso l'economia circolare, erano poco meno di 30 i comuni che avevano superato il 65% di raccolta differenziata. In 4 anni siamo arrivati a 170 comuni e ancora di più saranno nei prossimi anni. Questo vuol dire che sì, appunto, se si è capaci di governare bene il proprio territorio, la propria comunità, la possibilità di liberarci dai rifiuti è abbastanza facile, ed è abbastanza facile anche avviarci verso l'economia circolare. Volevo ricordare appunto al Presidente Musumeci e a tutto il governo regionale che ormai appunto non si può parlare più di raccolta differenziata, si deve parlare obbligatoriamente di economia circolare, quindi di riutilizzo, okay, riuso. Intanto che tu parli, noi abbiamo mandato in onda le immagini di un flash mob che avete fatto proprio davanti Bellolampo in una giornata molto ventosa. Vedo persone che faticano a tenere le loro bandiere di Legambiente. E fermi lì un attimo, Antonio, prima di andare avanti con la prossima domanda. Volevo collegarmi con l'amministratore di Agesp, Gregory, buongiorno, che è anche vicepresidente nazionale di Confindustria. Gregory, buongiorno, buon pomeriggio, grazie per essere buongiorno. Con noi. Buongiorno, grazie per aver accolto il mio buongiorno invito. Buongiorno a tutti. Ci diamo del tu come facevamo stamani al telefono. Sì, assolutamente. Gregory, cos'è Agesp? La nostra è un'azienda privata, mia e di mia sorella e di qualche amico socio, che si occupa di raccolta differenziata, di igiene ambientale in Sicilia e non solo. Per quali comuni facciamo questo servizi? Ma noi diciamo siamo in Sicilia, in provincia di Trapani, di Palermo, anche in provincia di Catania. Un'idea di quanti comuni facciamo abbiamo? Una quarantina di comuni in Sicilia. 40 comuni. Senti, su questi sì, 40 comuni, no? Come va la differenziata? Sì. Che numeri riuscite a portare? Abbiamo superato in tutti i comuni la percentuale di raccolta differenziata. Aggiungo che appena partito il servizio porta a porta, e poi un po' la svolta, quello che fa accelerare la raccolta differenziata, tolto il cassonetto per strada, nell'arco di un mese, massimo due, raggiungiamo il 65% di raccolta differenziata. Oggi abbiamo comuni con l'80%, con il 70-75%, insomma abbiamo abbondantemente superato l'obiettivo del 65%. C'è tanto lavoro, ci vuole il coinvolgimento. No, la domanda che ti faccio, sì, e poi argomentiamo tra di noi, chi segue Casa Minutella lo sa, io ho sempre con me a fianco il mio direttore, proprio perché io non faccio il giornalista, quindi lo lascio fare a chi è molto più bravo di me e non è piaggeria. Ma la domanda che ti faccio da cittadino è questa, no? Allora, rispetto a tutto quello che diceva Musumeci, dice non ce la possiamo fare per una faccenda culturale, poi tu ci stai sciorinando i numeri e ci stai dicendo invece che si può fare. Cioè, chi ha ragione? No, si può fare, no, si può fare, lo facciamo noi e tante altre aziende private in Sicilia, lo raccontava Tommaso Castronovo, siamo al 2020, 170 comuni sono comuni ricicloni, ogni anno c'è una manifestazione organizzata da Legambiente, ma ce ne sono delle altre, dove i comuni, sindaci, assessori dell'ambiente che hanno fatto bene ricevono la loro bella targa, è un riconoscimento per loro che hanno fatto. Ci sono, ovviamente è più facile raggiungere queste percentuali in comuni piccoli, ma ci sono casi di comuni come Caltagirone, lo ricordava Claudio Fava, Marsala, Trapani, Ragusa, Carini. Per esempio, insomma, Marsala, Marsala è gestita da Agesp. No, Marsala non la gestiamo noi. E voi conferite
Voi conferite a Bellolampo, portate tutto a Bellolampo? Alcuni rifiuti provenienti dalla provincia di Palermo, altri vengono portati a Trapani, altri ancora nel Catanese. Okay. In teoria sui rifiuti ci dovrebbe vigere una logica della prossimità. Sì. Chiedo al sindaco di Gela in maniera veloce se mi dice qual è la percentuale di differenziata che fate a Gela, visto che Gela è la città che dovrebbe teoricamente ospitare un termovalorizzatore. Noi abbiamo una percentuale della differenziata del 54%. Beh, non male. Non male. Non ottima, ma non male. È buona, ma non credo, tenuto conto delle percentuali che ci sono a livello siciliano in tutti i comuni, non dico di essere virtuosi, ma insomma abbiamo raggiunto già livelli di percentuale accettabili che sicuramente vanno migliorati. Medaglia di bronzo, sindaco, mettiamola così, se vuoi. Medaglia di bronzo. Torniamo a Bellolampo, perché ho necessità di chiedere ad Antonio Turco se ha una domanda ancora per il nostro amico di Legambiente, perché io un paio ce le ho, immagino anche Viola. Sì, stavamo discutendo sui termovalorizzatori e ci vorranno, ecco, appunto 7-8 anni per la sola realizzazione, quindi tra 8 anni è ancora pensabile bruciare i rifiuti. Sì, è assolutamente fuori tempo massimo, diciamo. Noi abbiamo bisogno invece di realizzare impianti di biodigestione aerobica, impianti di valorizzazione della frazione secca. Io faccio solamente un appunto: in questi 4 anni in cui il governo regionale ha iniziato la sua attività governativa, verso il primo ecoforum regionale di Legambiente Sicilia, incensando i valori importanti della raccolta differenziata e negando ogni probabile scorciatoia verso i termovalorizzatori, praticamente oggi fa un clamoroso passo indietro. Noi siamo convinti che invece in questi 4 anni questo autorizzare impianti privati di biodigestione aerobica. In 4 anni siamo passati da 14 impianti di compostaggio nel 2017 a 12 impianti di compostaggio. Oggi molti comuni sono costretti a portare fuori il proprio organico che viene raccolto in maniera virtuosa da propri cittadini fuori regione, pagando 240 euro a tonnellata. Partiamo da questo, partiamo dal velocizzare l'autorizzazione verso quegli impianti pubblici e privati che hanno bisogno di iniziare a lavorare e a valorizzare l'organico. Così vale anche per gli impianti di frazione secca. Ne faccio solamente uno di esempio: l'impianto di biodigestione aerobica di Mazzarrà Sant'Andrea, proposto dall'SRR Messina Provincia, fermo da un anno nei cassetti della regione per essere appunto sottoposto a valutazione. Doveva impiegarci sì e no 2 mesi per essere autorizzato. Secondo me, appunto, c'è qualcosa che non va nelle politiche di gestione del ciclo dei rifiuti nella nostra regione. Maglio, prego. Intanto una scelta però va fatta, questo dobbiamo dirci, in attesa di fare questi impianti, che si chiamino termovalorizzatori o di altra natura, qualcosa va fatta. I rifiuti cosa ne facciamo nel frattempo? Bisogna puntare al massimo a migliorare i servizi di efficienza dei servizi di raccolta differenziata nelle nostre città. A partire non voglio fare polemica. Scusami Massimo, ma non si fa. Perché a Palermo ancora si portano qua in questa discarica 300.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati, ma sono per l'80% a Palermo. Okay. A Catania vale lo stesso, sono tutti rifiuti facilmente differenziabili, lì c'è l'80% di rifiuti che possono essere differenziati. La domanda è hanno valore economico non indifferente. Oh, perfetto, la domanda è, ma ha ragione Fava quando dice che a Marsala sono più bravi, perché allora a Palermo le questioni sono due. O sono scarsi i sindaci e gli amministratori che, insomma, governano la città, o è bastasa la città di Palermo? Sono bastasi gli abitanti di Palermo e i catanesi che non sanno fare, non la vogliono fare? Perché un dato ci deve essere. Gela, scusa, sindaco, quanti abitanti siete a Gela, per capire, perdonami, la domanda banale. 77.000. Oh, 77.000 persone hanno il 54% di differenziata. È un dato, no? È un dato o no? Cioè Palermo e Catania perché non fanno la differenziata secondo voi di Legambiente? Ma
Proprio perché in questi anni l'unica preoccupazione di chi ha governato questa città, queste città e anche chi stava all'opposizione, era solamente di quello di togliere i rifiuti dalle strade, punto e basta, senza avere nessuna prospettiva rispetto alle opportunità legate proprio alla raccolta differenziata. Ogni anno questi comuni hanno una perdita secca di valore economico dovuta ai conferimenti ecorispettivi che vengono riconosciuti dal CONAI di milioni e milioni di euro. Questo è chiaramente un documento anche per gli stessi cittadini che invece si trovano a dover pagare delle tari assolutamente costose. Qui bisognava, in queste città, bisognava pensarci molto tempo prima. Faccio presente che il 65%, che è il minimo degli obiettivi di raccolta differenziata, doveva essere raggiunto nel 2012. Dopo 10 anni ancora si parla di altri obiettivi. Ora dobbiamo raggiungere il 75%, l'80% per arrivare agli obiettivi sfidanti previsti dall'Unione Europea sull'economia circolare. Quindi su questo punto bisogna cambiare completamente passo. Innanzitutto bisogna che rientri nel vocabolario politico di questa città, in particolare da Palermo, visto che siamo a Bello Lampo, che è tutto assente, quello di cambiare assolutamente passo sulla raccolta differenziata. Non se ne parla più in questa città, non è un problema. In realtà bisogna imprimere alla gestione aziendale della RAP un cambio di direzione. Bisogna puntare al porta a porta radicalmente in tutta la città, avere chiaramente il personale adeguato, formato perché si raggiunga questi obiettivi, bisogna avere i mezzi e bisogna finire a portare i rifiuti qua in questa discarica, che ormai non ne può più. Bisogna cambiare anche questa discarica, bisogna realizzare quell'impianto di biodigestione anaerobica che sta ancora nei cassetti della RAP, non so se ancora se è stato avviato all'autorizzazione. Fermati un attimo, e prima di tornare dal nostro ospite in studio, chieda buongiorno, puoi avvalerti della facoltà di non rispondere, favorevole o contrario ai termovalorizzatori? Io seccamente non risponderei, io direi Massimo che per fare la raccolta differenziata si è parlato tanto, o per raggiungere gli obiettivi, bisogna partire dalla raccolta. Perché se noi raggiungiamo la raccolta differenziata la fa il cittadino, chi raccoglie i rifiuti, quindi l'azienda gestore, e una buona amministrazione locale che in qualche modo, vuoi con il buono, col bastone e la carota, riesce a convincere, a far partecipare la gente a fare la raccolta differenziata. Noi abbiamo gestito per alcuni anni alcuni comuni in provincia di Brescia. Lì la raccolta differenziata è 34.000 abitanti, era l'82%. Al termovalorizzatore di Brescia, che poi riscalda l'acqua calda di parte dei comuni del bresciano, gli si portava a malapena il 16%. Se qui invece noi partiamo dal presupposto che ai termovalorizzatori deve andare gran parte dei rifiuti perché non si riesce a fare la raccolta differenziata, io sono il primo a dire non sono d'accordo. Ok, Giampiero. Il punto è questo, prima dicevate sono incivili i palermitani o è la città che non dà la possibilità di fare la raccolta differenziata, ma il tema è i palermitani non la possono fare la raccolta differenziata, al centro storico per esempio non c'è modo di farla, non è che il cittadino non la vuole fare, non la può fare, questo è il tema. Se l'amministrazione comunale a Palermo, a Catania e Messina è in grado di fare la raccolta differenziata al cittadino, lo fa, il cittadino è in grado di farla come è avvenuto a Marsala e negli altri comuni che abbiamo detto prima. Il problema fondamentale di questa benedetta raccolta differenziata sono le tre città metropolitane. Guardate che queste tre città sono in grado di abbassare sensibilmente la capacità complessiva della raccolta in Sicilia. Perché senza queste tre città noi saremmo già al 70% di raccolta differenziata e non avremmo bisogno né di discariche, ampliamenti di discariche, né inceneritori. La regione chiaramente ha un compito, lo diceva Tommaso Castronovo prima, cioè quello di fare gli impianti perché la raccolta è competenza del comune. Ma ciò non toglie che è una regione virtuosa, può aiutare, può accompagnare quei comuni come Palermo, Messina e Catania a incrementare il livello di raccolta differenziata. Questa è la strada che bisogna privilegiare. Allora, torniamo un attimo a Gela. Sindaco, prima di lasciarti, volevo chiederti, dopo che insomma, è venuto fuori il nome della tua città, che reazione ha avuto la tua comunità? Ma una parte significativa, proprio per la spiccata sensibilità che la comunità locale ha per le note vicissitudini che ha vissuto in termini ambientali e sanitari a Gela, la prima reazione di stito è stata sicuramente una reazione negativa. Frutto, ripeto, di tutto quello che abbiamo vissuto in questi anni a seguito di un'industria pesante. Un motivo in più perché, ripeto, andava
una notizia del genere valutata e approfondita attraverso un'adeguata comunicazione e possibilmente attraverso innanzitutto il coinvolgimento dell'istituzione locale e della comunità locale per valutare attentamente e approfonditamente tutti quelli che sono i pro e i contro, partendo dalle ricadute ambientali e sanitarie e poi dal punto di vista economico, occupazionale, imprenditoriale, industriale. Ma prima di tutto valutare dal punto di vista sanitario e ambientale le ricadute in negativo che un termovalorizzatore oggi con quei quantitativi porterebbe. Aggiungo a questo che noi ospitiamo nel nostro territorio la discarica di Timbazzo, che è la discarica della SRR, quella comprensoriale di tutti i comuni che vi fanno parte, e in questo momento è la discarica che sta ricevendo per l'emergenza che abbiamo a livello regionale i rifiuti di tantissimi comuni della Sicilia e stiamo già pagando un prezzo altissimo da questo punto di vista in un'area, ripeto, ad alta crisi di incidenza ambientale. Sono tutte tematiche che certamente allorquando saremo chiamati come istituzioni locali porremo a quei tavoli per valutare, ripeto, tutto quello che è necessario fare prima di fare una scelta definitiva su un territorio, fermo rimanendo che non c'è un no a prescindere all'impianto, ma il tutto non può non passare innanzitutto attraverso questi studi, questi approfondimenti e queste analisi di valutazione complessiva. Grazie. Grazie a Lucio Greco, sindaco di Gela, porta i nostri saluti a tutta la tua comunità, in bocca al lupo per tutto e grazie per il tempo che ci hai dedicato, buon lavoro. Torniamo a Bellolampo dal nostro Antonio Turco e da Lega Ambiente. Mario, ho una domanda da girare e poi casomai vado io, vai tu. Ma fondamentalmente più che una domanda, un'osservazione. Sicuramente tutti saremmo più contenti se riuscissimo a raggiungere una raccolta differenziata dell'80%, magari anche di più. Chiaramente a quel punto diventerebbe però insostenibile il termovalorizzatore, almeno di queste dimensioni. Ma il vero grande tema, secondo me, resta uno, quello di evitare i no preconcetti e indicare invece strade precise che bisogna prendere con degli step, quindi quello che ha fare subito, quello da fare a medio termine, quello da fare a lungo termine, dobbiamo saperlo perché altrimenti rischiamo quello che sta succedendo, che è da 15 anni che diciamo noi termovalorizzatori e 15 anni che continuiamo a trascinarci in una situazione inaccettabile di immondizia per strada e di discariche che esplodono. Questo credo che sia il grande tema. Sì, questo noi lo diciamo quasi mensilmente, con il nostro progetto Sicilia Munizia. Noi con i nostri ecoforum provinciali, con i nostri ecoforum regionali raccontiamo le soluzioni tecnologiche e gestionali che sono alla portata di tutti per migliorare in tempi rapidissimi i servizi di gestione del ciclo dei rifiuti a livello urbano e a livello anche provinciale. Basta semplicemente avere la volontà, sbloccare i tanti finanziamenti che sono messi a disposizione. Ora riceveremo quelli del PNR, ma ci sono i fondi che sono previsti dalla stessa regione, oltre 23 milioni, oltre 260 milioni di euro che la stessa giunta regionale ha messo a disposizione per finanziare 14 impianti che sono rimasti assolutamente bloccati. Allora, su questo credo che ci sono tutte le prerogative per farli in tempi rapidissimi. Basta semplicemente la volontà e non nascondersi dietro l'alibi che noi abbiamo una tara culturale. Lo dica a tanti milioni di cittadini che in questo momento stanno facendo la raccolta differenziata sapendo di poter portare un beneficio a tutta la comunità siciliana. E noi lo faremo ancora di più nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, con la carovana dell'economia circolare. Faremo tappa in 12 comuni siciliani dove la raccolta differenziata è sotto il 65% e che hanno un'abitazione sopra i 40.000 abitanti, perché questo è lo zoccolo duro da dover affrontare con radicalità, capace di portare insieme proposte, soluzioni e soprattutto partecipazione attiva dei cittadini. Arriveremo anche a Gela, perché Gela è uno dei comuni appunto sopra i 40.000 abitanti che ancora è sotto il 65% e che a nostro parere attraverso un'azione molto più concertata tra amministrazione comunale, gestione dei servizi e cittadini può facilmente raggiungere le percentuali di raccolta differenziata
perché non occorrerebbe assolutamente nessun termovalorizzatore né a Gela né in altri posti nella nostra regione. Noi allora, le soluzioni, come dire, li diciamo in maniera molto netta, sappiamo cosa bisogna fare, anche perché altri l'hanno già fatto, basta copiare a volte. Raccontiamo, Antonio Turco, prima di lasciarti, che abbiamo fatto richiesta all'amministratore di RAP di poter entrare a Bellolampo, ma ci è stata negata e per alcune motivazioni, insomma, vabbè, però noi volevamo proprio andare lì a raccontarvi anche in che condizioni è Bellolampo, ma pare che non sia in buone condizioni, Antonio. Bello, sì. Ripeti per favore che eri fuori di voce, vai, ripeti. Anche fuori dal cancello abbiamo avuto dei problemi. Ah, ecco, raccontaci, volevano farvi andare via? Sì, sì. Però a noi era stato detto che davanti al cancello si poteva stare più che tranquilli. Vabbè, però avranno... Ci stiamo. Senti, ci stiamo, grazie. Anche per raccontare quello che sta succedendo. Cioè, vengono portati ancora molti rifiuti differenziabili. Faccio presente che la discarica di Bellolampo oggi riceve un terzo... 300.000 tonnellate di rifiuti, che è quasi un terzo di tutti i rifiuti differenziati in indifferenziati prodotti Sicilia, ed è veramente un'assurdità. È un po' un ossimoro, perché tu dici continua ad arrivare tanta munnizia che poteva essere differenziata meno, però non vogliamo i termovalorizzatori e proponiamo cose che da qui a breve è difficile realizzare. E quindi è un po', come si dice, dalle mie parti, un cane che si muzzica cura, cioè è il cane che gira su se stesso. Assolutamente non è così, Massimo, perché basterebbe semplicemente cambiare veramente passo nella nostra città. Ci proveremo, dove appunto, Faccio solamente presente che nei 200.000, i 200.000 cittadini palermitani che sono serviti dalla raccolta porta a porta riescono, nonostante tutti i limiti di questo servizio, a raggiungere oltre il 65% di raccolta differenziata. Bisogna estendere la raccolta porta a porta in tutta la città, senza più avere cassonetti stradali in giro per la nostra città, perché è questa la vera piaga della nostra città. Ma adesso si voterà, il nuovo sindaco risolverà tutti i problemi. Grazie al nostro Antonio Turco, a cui voglio un bene dell'aria perché lo mando nei posti più assurdi e lui è sempre lì pronto a raccontare. Grazie a Lega Ambiente, grazie davvero di cuore, grazie tantissimo. Antonio, buon lavoro e buon pomeriggio, grazie. Torniamo un attimo dagli amici di Agesp, da Gregory, buongiorno. Gregory, intanto ancora grazie, perché so che ti abbiamo strappato delle riunioni, avevi degli appuntamenti importanti e così via. Però insomma, ecco, Agesp adesso su cosa lavora in particolare? Cioè, su una valorizzazione della raccolta differenziata ancora di più o su qualche altro strumento che arriverà da qui a breve? No, noi Massimo ci occupiamo della fase a monte dei rifiuti, che è appunto la raccolta. Siamo in questo specializzati. Lontano 2008, con l'avvento degli ATO, i miei colleghi imprenditori rimanevano in Sicilia dietro gli ATO. Noi con mia sorella abbiamo deciso di andare a lavorare fuori dalla regione, a imparare a fare la raccolta differenziata. Siamo ritornati dopo 4-5 anni e abbiamo iniziato a implementarla attraverso delle gare d'appalto anche in Sicilia, ottenendo appunto dei buoni risultati. Io volevo soltanto però, ecco, magari non vorrei che sia passato un messaggio un po' distorto su una cosa. Al termovalorizzatore non ci va il rifiuto. Adesso, Massimo, passami il termine, tu spesso utilizzi degli intercalari in dialetto, la famosa munnizza non esiste esatto, più, non ci va non tutta, esiste esatto. Rifiuto solido urbano. Ormai ci sono le tipologie, cioè l'organico, la carta, la plastica, il vetro. Dopo, al netto di tutto questo, rimane il cosiddetto secco residuo, cioè quello che non si può più recuperare e che oggi potrebbe andare in discarica, può andare ad un termovalorizzatore. Quindi se tu fai una buona raccolta differenziata, quella parte di secco residuo che può andare al termovalorizzatore diventa sempre poca cosa, perché pensare oggi di non fare la raccolta differenziata, di consentire ai comuni che non la fanno di continuare a non farla e portare tutto dentro la bocca di un termovalorizzatore, credo che sia una scelta da pazzi. Ecco, grazie per questa puntualizzazione che è servita certamente anche a chi magari pensava che uno piglia munizia e caderinza, si bruciano tutte cose. Ecco, si è visto. Grazie, porta i nostri saluti a tutti i tuoi amici di Confindustria, buon lavoro e grazie davvero di cuore per averci dedicato un po' del tuo tempo. Allora, grazie, prima di Massimo. Chiudere, saluti al Maglio. Grazie. Maglio, arriva dall'ARS.
stiamo parlando di bilancio, ci vuole dire qualcosa? Vabbè, glielo chiediamo a lui di anticiparci, vai. Un po', perché questa finanziaria tutto si deve fare in 5 giorni. Sì, si deve fare in 5 giorni perché abbiamo il termine a fine mese. Come sapete è l'ennesima finanziaria in ritardo, perché la finanziaria andrebbe approvata il 31 dicembre. Siamo ad aprile, è arrivata 2 giorni fa, quindi il 25 aprile ci siamo passati a studiare numeri e contronumeri del bilancio e della finanziaria. E giovedì è convocata l'aula per poterla discutere e votarla entro la fine del mese. E cosa c'è? Che cosa c'è in questa finanziaria? Ma guarda, ce la stiamo studiando adesso, l'abbiamo appresa in queste ore. Io vengo da lì e la stiamo studiando tutto. Sotto gli occhi. Ma guarda, è semplicemente la solita finanziaria d'emergenza che serve a risolvere il problema temporaneo che si è venuto a creare. Non vedo, diciamo, delle, almeno fino ad ora, delle novità interessanti. Ad esempio, prima si parlava dell'antincendio e delle attività che ora ci dobbiamo apprestare a svolgere. Ecco, ho visto ben poco da quel punto, diciamo, in quell'aspetto. E poi più che altro sono gli stipendi e tutte le altre cose che hanno necessità di essere approvate nel più breve tempo possibile. Noi abbiamo titolato tagli lineari del 41% su alcuni capitoli di spesa previsti in questo bilancio. Tagli, sì, ci sono molti tagli, sì. Vabbè. Allora, grazie anche a Giampiero Trizio del Movimento 5 Stelle. Grazie a voi. Candidature prossime, che farai? Si vedrà. Si vedrà, si vedrà. Strada facendo. Grazie al nostro direttore Manlio Viola.